Non ho tempo. Il tempo vola. Non ho tempo da perdere. Sto perdendo tempo. Nella vita di tutti i giorni viviamo il nostro tempo tutti in maniera diversa. Ma che cos'è il tempo? Se potessi tornare indietro nel tempo, cambierei molte cose. Quante volte ci siamo detti: ah, se potessi tornare indietro nel tempo. Questa è un'idea che un po' tutti abbiamo sperimentato. Ma si può realmente tornare indietro nel passato? Quindi viaggiare nel tempo? Secondo gli esperti, viaggiare nel tempo non è fantasia. Raggiungere il futuro è tecnologicamente plausibile. Mentre il vero problema, purtroppo, è tornare nel passato. Il viaggio nel tempo è il concetto del viaggio tra diverse epoche o momenti temporali. Questo viene inteso in una maniera analoga al viaggio tra diversi punti dello spazio, sia verso il passato, sia verso il futuro. Questo accade senza che il soggetto debba necessariamente fare esperienza di tutto l'intervallo temporale presente tra l'epoca di partenza e quella di arrivo. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Report ha sperimentato che la freccia del tempo punta solo verso il futuro. L'idea di viaggiare nel tempo, sia nel passato sia nel futuro, è stato sempre un argomento affascinante per l'umanità. Ma perché non si può tornare indietro nel tempo? Un fisico di nome Brian Glee afferma il contrario. Il fisico afferma che come si può andare avanti, si può tornare indietro. Però, per prima cosa, bisogna capire cosa sia il tempo. Il tempo è come un fiume che scorre senza fine. Il flusso del tempo sembra andare sempre in una direzione, e cioè verso il futuro. Se guardiamo un orologio, può solo dirci l'ora, ma gli orologi non possono dirci cos'è il tempo. Il tempo, per la gente comune, è un'idea. Il tempo, secondo Isaac Newton, scorre allo stesso modo per tutti. E quindi il tempo va in avanti e non possiamo fare niente per impedirlo. La visione del tempo, che scorre per tutti alla stessa maniera, per Albert Einstein non era corretta. Albert Einstein scoprì che il tempo scorre a diverse velocità. Anche se può sembrare strano, il mio tempo può essere diverso da quello degli altri. Il tempo non è universale, ma è qualcosa che ognuno di noi sperimenta a suo modo. Einstein scoprì che c'era una correlazione tra il tempo e lo spazio, perciò fuse lo spazio e il tempo in un unico ente, chiamandolo spazio-tempo. Questa fusione fra lo spazio e il tempo portò Einstein a una delle rivelazioni più incredibili: la distinzione tra passato, presente e futuro potrebbe essere solo un'illusione. Il fatto di percepire lo scorrere del tempo o vedere le cose che cambiano è solo una nostra percezione. Nella vita di tutti i giorni vediamo la nostra vita scorrere. Ma se immaginassimo la nostra vita come delle istantanee,
momento dopo momento, momento dopo momento, dopo momento. Ogni evento, ogni azione è un susseguirsi di istantanei. Se immaginiamo tutti i momenti o gli istanti allineati, vedremo ogni evento che sono accaduti o dovevano accadere. Ogni azione, ogni evento che si stanno verificando nello stesso momento in altre parti dell'universo costituisce quello che noi chiamiamo adesso. Secondo la fisica, c'è la stessa realtà nel passato come nel presente o nel futuro. Quindi, come è reale il passato, è reale anche il presente. Passato, presente, futuro, ci sono già. Quello che è accaduto o deve accadere, c'è già. Immaginatevi di avere un vecchio film su una vecchia VHS. Il film non ha solo una metà, ma è un film completo. È come se lo spazio fosse un enorme archivio, dove c'è tutto, passato, presente e futuro. Ed è lì. Il presente non ha cancellato il passato, ma esiste. Ma se il passato, presente e futuro ci sono già, è possibile viaggiare nel passato o nel futuro? Secondo Einstein, la gravità e il moto possono influenzare il tempo. Ma come si può usare la gravità per creare una macchina del tempo? Secondo Einstein, più intensa è la forza gravitazionale, più il tempo rallenta. Se viaggiassimo vicino a un buco nero, l'effetto della gravità sul tempo sarebbe enorme. Se qualcuno ci vedesse vicino al buco nero, vedrebbe rallentare il nostro tempo in modo drastico. A quelle persone appariremmo molto lenti nei movimenti, nel parlare e anche nell'invecchiare. Per chi è sulla Terra, poi, passerebbero anni, per noi pochi minuti. Facendo due giri intorno a un buco nero, equivalrebbe a 50 anni sulla Terra. E quindi potremmo viaggiare nel futuro. Quindi la domanda è semplice. Ok, si può viaggiare nel futuro. Ma potremmo tornare anche nel passato? Sembrerebbe più una cosa da film di fantascienza. In teoria, potremmo tornare anche nel passato, grazie a un'equazione di Einstein. In questa equazione si descrive un wormhole. Ora vi starete chiedendo sicuramente che cos'è un wormhole. Se veramente esistesse, gli wormhole sono scorciatoie dello spazio-tempo. Sono in tutto per tutto dei portali che uniscono non solo due punti diversi, ma anche due momenti diversi. Un punto del passato con uno attuale. Quindi, andare avanti o indietro è possibile. Teoricamente, in base all'equazione di Einstein, si può tornare indietro nel tempo. E attualmente, anche per la fisica attuale, sempre prendendo spunto dall'equazione di Einstein, si può tornare indietro nel tempo. Forse alcuni di voi non sono ancora convinti che il futuro è già scritto. Sinceramente anch'io all'inizio non ci pensavo proprio a questo. Pensavo che il futuro dovevo crearmelo io. Poi mi sono dovuto ricredere. E ho fatto una piccola riflessione, io personalmente.
Voglio spiegarvi questa mia riflessione, però per farlo dobbiamo tornare indietro nel tempo. Non che voglia parlare di religione, non mi interessa. Però c'è stato un uomo che ha dimostrato che il futuro è già scritto. E quindi ha confermato che le cose che devono avvenire sono già scritte. Forse alcuni di voi non si ricordano questa parte. Prima che Cristo fosse crocifisso, il Signore disse che uno di loro li avrebbe traditi. E questo è un primo punto. Pietro, che era il più fedele, si rivolse a Cristo e gli disse: Signore, non sono io che ti tradirò. Io non ti tradirei mai. Cristo guardò Pietro e gli rispose: Veramente ti dico, Pietro, che prima che il gallo canti tre volte, tu mi avrai rinnegato per tre volte. Dopo di ciò, Gesù fu catturato e Pietro, come noi sappiamo, prima che il gallo cantasse tre volte, rinnegò per tre volte Gesù. Come faceva a sapere Cristo che Pietro l'avrebbe rinnegato? Perché ha visto nel futuro. Ha visto gli eventi già che si erano svolti. Era già fatta. Era già successo. Lo sapeva. Ha visto nel futuro. È andata avanti nel futuro e ha visto quello che Pietro avrebbe fatto. Bene ragazzi, io con questa riflessione vi lascio qui, il video finisce qui e noi come al solito ci rivediamo la prossima settimana per un altro video. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e mettermi un bel like. Alla prossima, ciao!